Grazie Alessandro, buongiorno a tutti. Innanzitutto permettetemi di ringraziarvi, di ringraziare il Comitato Civico, Andro Tonino Cantelmi e Alberto Cambino, che con grande stima ed affetto, diciamo, mi hanno accolto tra di loro ormai da tanti mesi e con i quali abbiamo portato avanti un ragionamento, diciamo, approfondito sulla nostra città e su tanti aspetti della nostra società che ci stanno a cuore e che vorremmo cambiare o migliorare. E poi grazie a tutti gli altri presenti, ai relatori, alla dottoressa Mossamato e a chi interverrà dopo di me. Non sfuggo alle tue domande, Alessandro, però vorrei interagire anche con ciò che hanno detto Alberto e la dottoressa Mossamato prima di me e con il titolo di questo nostro incontro, perché Roma oltre il Covid, ancora prima del sottotitolo sviscerato da Alberto Cambino, ha un titolo impegnativo, nel senso che Roma oltre il Covid, cioè ciò che c'è in più del Covid, ma anche iniziare a pensare insieme come vorremmo e come potrà essere Roma quando questo dramma della pandemia e dell'emergenza sanitaria sarà superato. E io credo che i contributi che stiamo iniziando a dare e anche la mia scelta, diciamo, politica e di partecipare a questa competizione elettorale per il sindaco di Roma nasce da alcuni elementi molto chiari che con alcuni di voi abbiamo condiviso da tempo. Da una parte l'amore per Roma e per la nostra città, cioè da troppo tempo e da troppi individui noi abbiamo verificato che è venuto a mancare un amore per la nostra città. Cioè Roma è una città unica per tanti aspetti, per la centralità che ha nel cristianesimo, con la presenza del Papa e la Chiesa Cattolica, con la sua storia millenaria, con il suo ruolo all'interno dell'Europa, che a Roma sono stati firmati i trattati di Roma e ha un ruolo fondamentale nella storia dell'Europa, per il suo ruolo internazionale al centro del Mediterraneo, per la Roma imperiale, per tanti e tanti e tanti motivi. Ma questa sua unicità nel tempo non ha rappresentato più un motivo di amore per questa città. Troppi nostri concittadini e tanti anche che non vivono in questa città, non solo in un determinato momento Roma è diventata il target di una politica che ha fatto di Roma, Roma ladrona e diciamo ne ha gettato contro tanto fame, ma pian piano è diventata anche una città poco amata da chi la abita, da chi la vive, da chi ci è nato, da chi ci è venuto ad abitare. E questo è un deficit che tutti noi sentiamo, perché quando Alberto parla di quel senso civico perduto, diciamo, non arriverei ai paesi nordici che hanno un senso civico molto molto forte, Alberto, però anche proprio il senso, direi, anche quel senso un po' di romanità popolare, cui ci siamo tutti coinvolti in una appartenenza, è venuto meno. E siamo pian piano diventati una città molto dura, molto pesante anche nelle relazioni personali. E diciamo, Alessandro, tu parlavi del coraggio, la scelta, la forza. È anche un po' il coraggio che nasce dal vedere una città tanto importante, tanto bella, umiliata dal fatto che nessuno gli vuole bene e nessuno si prende la responsabilità. Voi l'ho detto apertamente, mi ha molto colpito l'inizio del dibattito sulla ricerca del candidato, in cui pian piano tutti i nomi che si facevano si sfilavano, come se per fare il sindaco di Roma noi dovessimo trovare qualcuno che non ha nulla da fare o un disoccupato, diciamo, perché tutti rispondevano, beh no, ho altro da fare, ho un impegno, o in questo momento sto facendo altro. Quando l'idea di essere sindaco di Roma, seppur in un senso, diciamo, serio di se stessi, fa tremare le vene ai polsi a tutti, però dovrebbe essere un grande sogno sicuramente per chi pensa di impegnarsi politicamente in questa città.
In questo senso, diciamo, troppo spesso a Roma noi abbiamo constatato intorno a noi un senso di rassegnazione, un senso di prostrazione dei nostri concittadini, con anche dei motivi validi, perché tante cose non funzionano, sembra che non si possa far nulla, è tutto sempre molto complicato. Qui abbiamo degli imprenditori, lo sanno bene, quanta fatica spesso nell'interlocuzione con l'amministrazione pubblica, eccetera. Però è vero anche che questo non può essere un limite per dire che Roma deve essere abbandonata, evidentemente. E poi quello che anche Alberto diceva, cioè quando lui parlava di competenze ed eccellenze che si possono mettere al servizio di questa città, è un tema molto giusto, molto vero, che però Alberto purtroppo in questi anni è venuto meno, perché è come se ognuno di noi, e ancora di più le eccellenze, le competenze, alla fine ci siamo chiusi un po' nella nostra attività, delle nostre cose, aspettando che passasse questo momento di negatività, diciamo. Non mi riferisco solo al Covid, qui mi riferisco alla negatività della società e della città. Però è chiaro che se ognuno alla fine porta avanti solo il suo piccolo o grande, perdiamo quel senso di comunità che è alla base di ogni città e di una città come una capitale come. Allora, in questo senso, la nostra, direi, proposta per la città è proprio quella di ricominciare a non vivere questa città come una città di individui, ma come una città che ritrova una sua coesione e una sua primato del bene comune. Quanto la dottoressa Possemato diceva delle famiglie, e lei parlava proprio di famiglie concrete, di bambini che nascono, eccetera. Ma è estendibile anche a un'idea di città, cioè non possiamo pensare, a Roma quasi il 45% dei nostri, 40% dei nostri concittadini vive da solo, cioè a Roma c'è un tra anziani separati o non ancora sposati, c'è un 40% di persone che vive solo. Il tema della solitudine è un dramma della nostra città, poi qui ci sono medici esperti anche che hanno dovuto affrontare e devono affrontare seguendo la nostra. Però evidentemente c'è un grande problema di che vuol dire una città con un'estensione enorme in cui tanti cittadini vivono da soli, uno accanto all'altro, con grandissime disuguaglianze tra una parte e l'altra della città, e quindi ritrovare il senso del vivere insieme, con una visione, con una mission per la città. E questo, guardate, che non è molto staccato da quello di cui parlano tutti i giorni i nostri cittadini. Alberto parlava del tema della legalità, che è un tema importante, ma pensiamo anche alle cose banali della fruizione dei servizi. Parla spesso dei mezzi pubblici, dei rifiuti, della mobilità. Sono temi importanti, ma che non si risolvono con gli spot, purtroppo, come sono stati fatti negli anni precedenti. Io mi ricorderò sempre come un refrain in testa, una delle ultime uscite pubbliche della candidata Raggi, perché qui o cambia tutto o tutto rimane come sempre stato. Sono passati 5 anni, purtroppo non uno dei punti nodali della nostra città, ne ho citati alcuni, potremmo continuare il verde pubblico. Tanti altri si sono mossi. Quindi, innanzitutto, io credo che la prima mossa che dovremo fare e che dovrà fare comunque chi sarà il prossimo sindaco sarà il tema della ripartenza economica, perché con il Covid e il grande dramma sanitario abbiamo vissuto un grande dramma, stiamo vivendo, di carattere economico. Pensiamo solo a tutto il comparto turistico recettivo, che per Roma è di importanza fondamentale, e a come dovremo utilizzare i soldi del lavoro. E quello è tutto un altro grande tema. Sicuramente, a mio avviso, nella mia lettura della città, per esempio il Giubileo del 2025, che sarà un grande evento spirituale e religioso, ma che costituirà anche
una grandissima occasione di rilancio internazionale, di visione per la nostra città, di certo non dovrà essere vissuto come sono state vissute le mancate Olimpiadi, come momento in cui, oddio, non si può far nulla perché a Roma appena muoviamo qualcosa chissà cosa succede. Bisogna essere seri, bisogna essere responsabili, bisogna avere, Alberto, anche una certa moralità nella gestione della cosa pubblica, perché quanto tu dicevi sulla mancanza di legalità nasce anche dagli interpreti, diciamo, perché purtroppo ognuno di noi ha un senso quotidiano di ciò che fa e di come lo deve fare, ma di certo non dobbiamo sprecare questi prossimi appuntamenti come quello possibile dell'Expo del 2030. Ecco, io credo che quello che per tanti è un sogno nel mondo, cioè la città di Roma, è diventato un incubo per tanti dei suoi concittadini. Questo dobbiamo invertirlo anche mettendoci in gioco. Voi avete avuto parole di grande stima nei miei confronti, vi ringrazio molto. Sapete che ho iniziato a fare politica partitica solo da 3 anni, sono consigliere regionale, ma questa scelta nasce da una nella città di Roma, dovuta Alberto citava la mia presenza alla comunità di Sant'Egidio, ma direi comunque al mondo ecclesiale romano, sono stato per tutti anni la consulta dei laici nella diocesi, cioè ha una conoscenza e un amore per la città che è anche quella di un cristiano.